Buon pomeriggio, gentili ascoltatori, amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre in diretta da Di Maro Folgari, da in questo quinto giorno di ritiro, quarto giorno di allenamenti. Questa mattina, dopo gli avventi di Anghissà l'altro ieri e di Simeone ieri, è arrivato anche Di Lorenzo, il capitano, che è stato un po' in palestra ma era al campo agli ordini di Garcia. Ne mancano 9 di big all'appello, vado a memoria: sono Meret, Ostigard e Rachmani, Lobotka, Zielinski, Elmas, Kvaratskhelia, Osimhen e Raspadori, che arriveranno entro questa sera e da domani mattina saranno agli ordini di Garcia. Dopodomani parteciperanno in un modo o nell'altro alla prima amichevole del Napoli contro i dilettanti della Naune Val di Non. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni, dunque da Di Maro Folgari, da per il quarto giorno allenamenti del Napoli. Oggi doppia seduta di allenamento, di sedute ce ne sono state già 5, stamattina la sesta, oggi pomeriggio la settima. Vi daremo tutto il dettaglio degli eventi, ma cominciamo con il ringraziare Mario Palligiano in regia a Napoli, Manuela Castelli che è in redazione, Angelo Pompameo, inviato di TV Luna qui a Di Maro in Trentino. Buon pomeriggio Angelo, ti vedo sorridente, sei contento in questa giornata di sole e molto calda anche qui in Trentino. Buon pomeriggio a tutti i marziani all'ascolto. Beh, insomma, oggi arriva il Napoli tutto e si riunisce e come posso non essere felice di riabbracciare anche virtualmente, se non con il lavoro, la squadra azzurra guidata quest'anno da Garcia. Sono curioso, sai, di vedere qualcosa di nuovo. Ecco, curioso di vedere qualcosa di nuovo. Vediamo ogni tanto un trenino tutto azzurro che accompagna i tifosi qua e là all'interno della cittadina, ma questo trenino dove porterà il Napoli di Garcia? Possiamo metaforizzarlo, ecco. Beh, è un trenino tutto azzurro che fa da spola. Il Napoli ha preso diciamo gli aerei supersonici per chiudere, addirittura supersonici, per chiudere lo scorso campionato. No, è stato un aereo supersonico, se vogliamo, per la squadra dell'anno scorso, che non si è diciamo così fatto salvo Kim, che non si è sfaldata, e questo è importante, anzi, perché il Napoli cerca in tutti i modi di ritrovare quella passione nei tifosi che non è sicuramente persa, anzi. Però ci vogliono gli acquisti, qualche acquisto ci vuole, se lo aspetta la gente, se lo aspettano tanto i tifosi, soprattutto nel reparto difensivo. Il manager di Osimhen, che è atteso entro stasera qui a Di Maro, Calenda, ha chiaramente detto che ha intenzione di rinnovare il contratto con il Napoli, quindi che non è vero che non abbia intenzione di farlo e che non si guarda intorno dal punto di vista del mercato e delle possibili soluzioni alternative rispetto a quella del Napoli. Che cos'è, una promessa di matrimonio o una promessa di valutare l'offerta del Napoli, che certamente però oltre certi parametri non potrà arrivare, conoscendo il Napoli De Laurentiis? Quindi Calenda sa già, quando dice che vuole rinnovare il contratto col Napoli, quali sono i limiti però che ha il Napoli rispetto a eventuali offerte di altri club. Gli altri club sicuramente offrono di più a livello di contratto, di ingaggio. È chiaro che il procuratore apre, perché non si dica mai poi che il suo assistito è venale e non vuole rimanere per soldi. Chiaramente lui apre, dice che vuole rinnovare, ma poi bisogna vedere anche le cifre per rinnovare, perché è facile dire voglio rinnovare, ma poi alle cifre che vuole dare il Napoli, allora c'è da discutere. Che io sappia, caro Gianluca, non voglio illudere nessuno, ma ci sono delle frizioni all'interno di questo rapporto, per cui oggi potranno essere forse chiarite, diramate ancora di più. Però io credo che alla fine Osimhen possa rimanere ancora un anno e si possa abbassare forse ancora di più la clausola, che mi sembra eccessiva. 200 milioni di euro veramente mi sembra troppo. Caro Angelo, in chiusura, stamattina c'è sul Mattino, devo dire a firma di Pino Taormina, un bel confronto tra Garcia e Spalletti, analogie poche, differenze tante, lo Spalletti più solitario, un lupo solitario rispetto a Garcia, che invece è interessato a tutto, anche alle curiosità legate al marketing, alla maglia. Un Garcia che forse lascia anche più liberi i calciatori di esprimersi attraverso il loro talento e il loro estro, mentre Spalletti era uno che voleva sapere anche quanti lacci c'erano sulle scarpe di ogni calciatore. Però Gianluca, Garcia deve metterci qualcosa di suo. Noi vogliamo vedere la mano di Garcia in questo Napoli. Ci sono alcune posizioni, si è ancora vista in questi giorni, no, ci sono alcune posizioni secondo me da correggere, a parte che ancora devono arrivare i calciatori che vuoi vedere,
ma soprattutto Gianluca, la posizione di Kvaratskhelia, guarda, per me è fondamentale, perché negli ultimi due mesi di campionato lui era stato bloccato dalle difese avversarie, che ormai ne avevano letto le movenze, gli scatti, i rientri, e lo avevano raddoppiato spessissimo col centrocampista che veniva a sostegno sull'esterno. Per cui dovrà inventare qualcosa di nuovo per liberare Kvaratskhelia e soprattutto cercare di dare la possibilità ai centrocampisti del Napoli di essere molto più pericolosi dello scorso anno. Grazie ad Angelo Pompameo, inviato di TV Luna. Facciamo un cambio della guardia perché chiamiamo in causa Gaetano Imparato, che è qui accanto a noi sul palco di Piazza Madonna della Pace al centro di Rimaro, storica firma della Gazzetta dello Sport, appena tornato dall'allenamento della mattina. Buon pomeriggio, caro Gaetano. Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Che allenamento è stato quello di questa mattina? Con Di Lorenzo in palestra, insomma, che però è arrivato, sarà stato acclamato dai tifosi, è stato acclamato dai tifosi, il capitano. Io dico che è un po' calata la razione, perlomeno in mattinata, di atletica, probabilmente nel pomeriggio tornerà. Io mi sono incantato a guardare un po' i giovani, mi sono incantato a guardare quelli della primavera, poi sono arrivati vari senatori, Di Lorenzo, il capitano, accolto da un'ovazione. Sono allenamenti che comunque diranno poco al momento, perché la massa dei giocatori in campo sono quelli che avranno un ruolo marginale. Gradualmente si sta assemblando la formazione titolare, o comunque quelli che saranno i pilastri del club. Secondo me, in questo momento, lui dà tanta attenzione alla fase atletica, alla preparazione atletica, ha detto anche in conferenza stampa, quindi è normale che si vedano questi tipi di allenamenti dove il calcio, il pallone è messo all'atletica. Ecco, nelle differenze tra Garcia e Spalletti emerge il fatto appunto che Spalletti immediatamente fece giocare solo col pallone, immediatamente partita, sin dal primo giorno. Invece Garcia privilegia l'aspetto atletico in apertura e poi dopo il pallone. Ieri si è visto anche qualche schema, a dire la verità. Poi uno Spalletti più solitario, lupo solitario rispetto a Garcia, che è uno che insomma si dà anche alle curiosità che ci sono attorno a lui, ed è un tecnico che forse piace per questo un po' di più a De Laurentiis. Ma guarda, sinceramente io sono di quelli che la teoria, la praticità e il pragmatismo è il mio primo imperativo. Sinceramente in questo momento le differenze fra Garcia e Spalletti si possono avere soltanto nel capire come ci si muove nell'ambiente, come ci si muove con i calciatori e via discorrendo. Tra l'altro nel primissimo allenamento, quando c'era quasi nessuno, solo i tre titolari dei primi giorni, già in quell'occasione si vide come fece una partita 10 contro 10 con moltissimi primavera, quindi anche lui ha molta attenzione sia sull'aspetto delle partite e, come giustamente detto tu, ieri qualcosina sugli schemi con un 4-3 improntato sia la fase offensiva e difensiva, ma sono cose leggerissime, non ci sono i titolari, quindi inizia a catechizzare anche primavera. Io mi sono focalizzato oggi, mi sono innamorato a guardare questo difensore giovane della primavera di colore, mi pare siamo Obertarine, una cosa del genere. Comunque è uno che, se ci si lavora, alto 2 metri, piede educato, già bei lanci precisi, se ci si lavora, se lo fortificano fisicamente in palestra, fortificando anche la muscolatura, oltre al fatto di essere uno furbo e di fare certe cose, è secondo me uno su quale si può costruire. Bene, grazie a Gaetano Imparato, storica firma della Gazzetta dello Sport. Chiudiamo il primo blocco qui da Di Mauro Folgari, da tra poco avremo altri ospiti anche al telefono, altre curiosità e altre notizie per il quinto giorno di ritiro in Trentino del Napoli. Ci fermiamo, pubblicità, a tra poco da Di Mauro. Rieccoci in diretta da Di Mauro Folgari, da quinto giorno di ritiro del Napoli, quarto giorno di allenamenti. Ieri sera c'è stato il primo incontro tra i tifosi e i protagonisti in maglia azzurra. Sul palco del villaggio allestito a 200 metri dal campo di Carciato, Garcia, l'allenatore, insieme al portiere Gollini e al difensore Juan Jesus. Sentiamo che cosa ha detto il tecnico in questo stralcio assai significativo delle sue parole quando ha risposto alle domande dei tifosi. Sentiamo Garcia. Faremo in modo di fare un bel gioco efficace, e la cosa che conta è vincere le partite. Poi siamo normalmente, se il gruppo non cambia molto, e devo dire che il primo acquisto grande che abbiamo fatto è qua alla mia sinistra, ragazzi, è vero. Grazie. Perché l'allenatore, con due portieri fortissimi,
È come prendi un'assicurazione, così sei tranquillo, no? Quindi vedremo, inizieremo con il 4-3-3 già in amichevole. Devo vedere anche i giovani della primavera che ho con me, per vedere se ci sono alcuni che possono rimanere con noi e avere futuro con la nostra squadra, sapendo che quando hai un settore giovanile e che hai la squadra che è al top della Serie A e anche in Europa, è molto difficile per loro. Quindi spero di trovarne uno. E poi se c'è da cambiare il modulo gioco, se in partita o all'inizio di alcune partite, non è un problema, lavoreremo anche su differenti sistemi di gioco. L'ho già detto, loro sono preparati, solo a me da vedere se hanno tutte le armi per poter cambiare in corsa o iniziare differentemente, perché l'unico obiettivo è di vincere, e forse un giorno con il 4-3-3 non puoi vincere. È un po' basico quello che dico, però per spiegarti che voglio dei giocatori che possono cambiare e devono essere molto intelligenti sul piano tattico. Dunque, giocatori intelligenti, il 4-3-3 sì, ma il piano A, che è questo, può riverberarsi in un piano B e magari anche in un piano C, con giocatori intelligenti che diano la possibilità di cambiare il volto della squadra dal punto di vista dell'assetto tattico in corsa, da partita in partita, durante una stagione. Questo è l'intendimento di Rudy Garcia, lo sta ripetendo già da giorni tutto questo. Ne parliamo con Fabrizio Cappella, che è inviato proprio a Di Maro della RAI. Fabrizio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao Gianluca, buongiorno. Ciao caro Fabrizio, beh, insomma, mi sembra che il leitmotiv di questi primi giorni sia proprio l'intenzione di Garcia di differenziarsi rispetto al passato attraverso la duttilità della squadra. Sì, diciamo soprattutto in maniera credo molto più frequente rispetto a quanto eravamo abituati a vedere con Spalletti, che diciamo raramente ha derogato dal suo 4-3-3 una certezza che aveva dato alla squadra su questo schema, una solidità anche mentale, sulla tranquillità di poter giocare su uno schema di gioco collaudato e affidabile. E Garcia vuole cambiare di più, secondo me lo farà sia a partita in corso sia, come del resto ha detto lui stesso, partendo proprio con un assetto diverso. Il 4-2-3-1 è l'idea che probabilmente verrà utilizzata più spesso, anche per questo si cercano giocatori con determinate caratteristiche che possano poi proprio adattarsi a questo tipo di gioco, perché diciamo che quelli che lo facevano quando Spalletti decideva di optare per quella soluzione non erano poi completamente a proprio agio in quella situazione, quindi anche dal punto di vista proprio dell'elemento da inserire soprattutto a centrocampo credo che si andrà in quella direzione. Senti Fabrizio, diciamo, cerchiamo di non individuare i giocatori più o meno intelligenti all'interno del Napoli, parafrasando ciò che dice Garcia, però ti chiedo invece, in prima battuta, chi sono i calciatori della rosa del Napoli più duttili, quelli che possono adattarsi a più ruoli e a più sistemi di gioco? Beh, diciamo li conosciamo bene, perché Elmas in questo è proprio è l'emblema. Poi sicuramente Zielinski è anche un giocatore che ha caratteristiche che si adattano a diverse soluzioni, può fare la mezzala, può fare il trequartista, quindi è anche un altro tipo di giocatore. Magari la Spadoni anche, no? Sono abbastanza più rigidi, no? nelle posizioni che hanno conquistato, nelle quali siamo abituati a vederli. Lobotka è un giocatore che nel 4-3 si è espresso in maniera straordinaria, quando fa il centrocampista 2 è meno clamoroso, per così dire, come giocatore rispetto al ruolo di play basso. Io penso che lui, diciamo,
chieda utilità in, magari anche nel, nei piccoli spostamenti di pochi metri, cioè passando dal 4-3 al 4-2-3-1, magari anche il sacrificio a, a Kvaratskhelia o a Politano di coprire un po' di più, di fare un po' da, da centrocampista offensivo più che da, da attaccante esterno, sono secondo me piccoli sacrifici che chiederà a tutti quanti, ma non, non penso che verrà stravolto il, diciamo, il DNA di nessun giocatore del Napoli. Forse un altro giocatore che può essere utile nell'ambito del cambiamento e della duttilità è Raspadori, che ieri Garcia ha detto è un ingrediente importante, fa vincere le partite, è uno che segna dei gol importanti e preziosi. Insomma, anche Raspadori forse potrebbe essere un elemento da far girare nell'ambito dei cambiamenti del sistema tattico. Sì, questo sicuramente, perché lui ha dimostrato di poter fare la prima punta, di giocare alle spalle della, dell'attaccante centrale, di poter fare l'esterno, però io temo che questa, che magari proprio nel caso di Raspadori, questa capacità di cambiare possa in qualche modo danneggiarlo, perché dire tu sai fare tutto, ti posso mettere dove c'è necessità in quel momento, gli faccia perdere poi una sua identità forte, cioè anziché dire ok, io sono un centravanti puro come è per esempio Simeone, che magari gioca poco ma sa che quando c'è necessità di un centravanti è lui la seconda scelta. Questo saper fare tutto può, non lo so, è una mia sensazione, può in qualche modo anche diventare un boomerang in qualche caso. È vero, oggi in giornata arriveranno tutti, li stai aspettando anche tu i big, no? Meret, Ostigard, Rachmani, Lobotka, Zielinski, Elmas, Raspadori, Osimhen e Kvaratskhelia soprattutto. Insomma, da domani mattina sarà un altro ritiro, caro Fabrizio. Beh sì, soprattutto per Garcia diventa un altro ritiro, perché finalmente può iniziare a lavorare con la squadra che si ritroverà a inizio campionato, quindi è importante per lui soprattutto che ci siano i titolari. Lui ha già anticipato per esempio che nella partita di giovedì con i dilettanti della Val di Nonna giocheranno tanti giocatori, tanti ragazzi della primavera, perché è chiaro che anche chi è arrivato dopo come Anguissà o Simeone avranno sì e no qualche minuto delle gambe, ma probabilmente non saranno neanche impiegati, quindi anche questa amichevole sarà indicativa in maniera molto relativa, quindi diciamo che come dici tu da domani mattina, ma a seguire probabilmente anche da dopo l'amichevole si lavorerà con il Napoli che Garcia si aspetta. Senti Fabrizio, Calenda, il manager di Osimhen, è stato chiaro, non è vero che non cerchiamo il rinnovo col Napoli, non è vero che ci guardiamo intorno, quindi questo che significa? Mi sembra una dichiarazione attraverso un post di Calenda inequivocabile, che l'offerta di rinnovo del Napoli sarà accettata, diciamo, prendendo in considerazione in maniera logica quelle che sono le possibilità del Napoli, perché io credo che Calenda e Osimhen già sappiano il Napoli dove possa arrivare quando parlano. Beh, in questo modo diciamo che più che sarà accettata l'offerta di Napoli sarà presa in considerazione, sarà valutata, poi chiaro che dipenderà da che tipo di offerta arriverà. Loro si aspettano ovviamente il massimo di quello che Napoli può spendere, perché ci sono dei limiti che De Laurentiis ha posto già da qualche anno che però possono come dire essere scavalcati in situazioni eccezionali quale è quella di Osimhen, quindi diciamo che l'attesa è per un'offerta al massimo delle possibilità del Napoli, e in quel caso chiaramente sarebbe assolutamente accolta dall'entourage di Osimhen e dallo stesso Osimhen, che non ha nascosto la volontà di restare. Tra i giovani che hai visto in campo in chiusura, Fabrizio Cappella, secondo te chi ha più chance di restare in maglia azzurra? Ti faccio tre nomi: Gaetano, Zerbin e Zanoli, che poi tanto giovani non sono. Sì, infatti questo lo stavo per dire. Noi magari continuiamo a considerarli giovani, ma in realtà hanno dimostrato. Zanoli si è fatto una parte del campionato da titolare, ha fatto una grandissima esperienza secondo me a Genova. Lo stesso Zerbin anche con esploa di convocazioni in nazionale, insomma hanno tutti e tre, Gaetano è quello forse a noi più caro come napoletano, che è riuscito anche a coronare il suo sogno del gol al Maradona,
sono tre giocatori che possono tornare assolutamente utili nel Napoli. Io, come preferenza mia personale, punto su Gaetano, perché secondo me è un giocatore di grandissima qualità. Confido che possa restare proprio per rappresentare quell'alternativa a centrocampo con la duttilità che ha sempre dimostrato in questi anni, e magari fare anche un salto di qualità in termini di minutaggio. Quindi anche come alternativa allo Botka, lo vedi? Sì, secondo me deve migliorare un po' in quella posizione. Credo che la sua posizione migliore sia quella di mezzala, di centrocampista, anche con la possibilità di spingere un po' di più. Come play basso lo hanno provato sia Spalletti, che in passato qualche tentativo c'era stato. Secondo me gli manca un po' di esperienza in quella posizione, non ha, chiaramente, avendolo Botka davanti, nessuno può guadagnare minuti, può pensare di scalzare quella posizione, però ripeto, secondo me è un giocatore che può restare assolutamente in questa rosa. Grazie a Fabrizio Cappella per questa chiacchierata, inviato della RAI qui a Di Maro Folgari, da perseguire il ritiro del Napoli 2023. Grazie Fabrizio, buon lavoro e buona giornata. Ciao, grazie a voi, ciao a lui. Grazie a Fabrizio Cappella, noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco avremo Emanuele Calaiò con noi, dirigente, ma insomma ex attaccante del Napoli, molto amato, lo chiamavano l'arciere, se lo ricorda bene Enzo Montefusco, che salutiamo, perché anche lui è un protagonista qui nel ritiro del Napoli, perché insomma sta guardando tutto e poi ci ragguaglierà anche questa sera a Tele A e anche sul 183 del digitale terrestre del Napoli, su quello che il Napoli ha fatto oggi e su come sta lavorando Rudy Garcia. Ci fermiamo, apriamo però i telefoni 0816363663 con Emanuele Calaiò. Potete intervenire in diretta allo 0816363663. A tra poco da Di Maro. Rieccoci di nuovo in diretta da Di Maro Folgari, da Piazza Madonna della Pace. Siamo sul palco della piazza centrale della località che ospita il Napoli per il 13° anno di ritiro, consecutivi peraltro. Gianluca Gifuni con voi, Mario Palligiano in regia a Napoli, Emanuela Castelli in redazione. Questa mattina il sesto allenamento agli ordini di Garcia, è arrivato anche Giovanni Di Lorenzo. Tra i big sono arrivati Anguissa l'altro ieri Simeone, oggi Di Lorenzo. Per questa sera, entro questa sera, sono attesi Meret, Ostigard, Rachmani, Lobotka, Zielinski, Elmas, Raspadori, Kvaratskhelia e Osimhen. Mentre invece un big al telefono con noi, insomma l'arciere, ex attaccante del Napoli, adesso dirigente sportivo, un amico napoletano d'adozione, Emanuele Calaiò. Emanuele, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Ecco, io non riesco a sentire bene Calaiò. Mi senti? Eccoci qua Emanuele, ti sento molto basso, chiedo alla regia di alzare il volume se è possibile. Eccoci qua. Mi sentite allora, adesso? Eccoci qua, perfettamente Emanuele. Allora, sì. Ho fatto un po' il resoconto di questo ritiro, tu a distanza stai dando un'occhiata, io però voglio subito entrare nell'ottica, tu sei un dirigente sportivo, nell'ottica dell'allenatore, perché questa mattina il Mattino di Napoli propone una pagina in cui insomma ci sono le diversità tra Garcia e Spalletti, che poi possono lasciare il tempo che trovano, possono essere anche fondamentali per capire dove andrà il Napoli dopo aver vinto lo scudetto. Garcia è, secondo ciò che scrive Pino Taormina sul Mattino, un allenatore meno solitario, meno drastico nel controllo di quello che devono fare i calciatori, ed è uno, Garcia, rispetto a Spalletti, che lascia più spazio all'estero e al talento dei singoli. È così secondo te, conoscendo i due soggetti di cui parliamo? Ma sicuramente sono, diciamo, due allenatori diversi, che magari attuano lo stesso modulo, però magari Spalletti era più fissato, maniacale sul palleggio per arrivare poi a chiudere l'azione fraseggiando, a fare anche in sfinimento questo palleggio simile a quello più sarriano. Garcia è uno che, diciamo, va subito al sodo, gioca molto in verticale, è bravo moltissimo, lavora molto sulla parte difensiva,
come faceva la Roma per andare direttamente in verticale, e se tu ti ricordi a Roma faceva questo, diciamo, si chiudeva abbastanza per poi lanciare Cervini, il Salah in verticale con la velocità andava in avanti, diciamo è più pratico. I giocatori adatti ce li ha, perché comunque se Osimhen dovesse rimanere comunque con Kvaratskhelia, tutto quanto sarebbe proprio perfetto per lui, per il gioco suo. Ma più che altro la cosa che mi premeva di più è che ho sempre detto che qualsiasi allenatore veniva dopo Spalletti, più che una questione tattica, doveva ripartire soprattutto dall'unione del gruppo, dal fatto di voler bene dal gruppo, un gruppo coeso, un gruppo che comunque rema tutta dalla stessa parte, che dopo è stata la fortuna del Napoli, che aveva un gruppo sano, tutti erano, anche se giocavano 5 minuti, sposavano la causa, davano l'anima, non c'è stato mai una polemica. Tutti volevano bene a Spalletti, nessuno era scontento. Penso che Garcia debba partire da là, perché la chiave l'anno scorso sono state soprattutto le alternative ai titolari, che comunque hanno, in mancanza di titolari, hanno fatto la differenza. Quindi deve partire da là. Il Napoli attualmente, tranne Kim, attualmente c'ha la rosa dell'anno scorso, che è comunque una buona cosa. Napoli deve essere bravo soprattutto nel mercato a prendere le alternative, soprattutto di Lobotka, che di Anguissa, perché quest'anno Demme andrà via, può darsi pure Gaetano, e ricordiamoci che c'è la Coppa d'Africa, quindi è importante avere le alternative anche in quei ruoli. C'è Nicola al telefono, che ha chiamato in diretta per parlare con Emanuele Calaiò. Nicola, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Ciao Emanuele. Ciao Nicola. Ti ringrazio, insomma, noi tifosi ti ringraziamo tutto e tutti per quello che hai fatto per il Napoli, insomma, come direbbe Spalletti, uomini duri, no? Questi erano veramente uomini duri, perché hanno giocato in categorie non semplicissime. Ho sempre in mente quel cross dalla destra di Erminio Rullo, no? La stessa fantasia che ci mette Kvaratskhelia e che ci ha messo anche, voglio dire, non sto facendo nessun paragone, no? Ti parlo di Erminio Rullo come grande giocatore di Serie B in quel ruolo, no? Però la fantasia era quella, no? Quando hanno quella capacità di mettere il pallone sulla testa dei calciatori in quel modo, hanno qualcosa in più rispetto agli altri, in tutte le categorie. Nicola, la domanda qual è per Emanuele? Poi Gianluca, sì, faccio presto. Tu hai destato sospetti fin dall'inizio che Garcia volesse optare per il 4-2-3-1. E come sta la situazione? Alla fine questo lì va a finire, sperando che non faccia la fine di Ancelotti. Forse come alternativa, lo chiediamo a Emanuele Calaiò, e questa è la domanda che ha fatto Nicola, che salutiamo. Grazie Nicola. Emanuele, Garcia sta battendo sul punto della duttilità. Giocatori intelligenti che possano esprimersi in varie zone del campo, in modo da darci la possibilità di avere un piano A, un piano B e forse anche un piano C. Il 4-2-3-1 è il piano B rispetto al 4-3-3? È solo quello? Ma io penso di sì, non penso che snatura il 4-3 quello di Spalletti, perché comunque ormai i giocatori hanno ben fisso il modulo e i movimenti. Sicuramente Garcia lavora molto più sulla fase difensiva, però il 4-2-3-1 può essere un'alternativa, dato che comunque, come hai detto bene tu, lui lascia spazio all'estero. Quindi comunque Kvaratskhelia, Osimhen, comunque si potrebbero comunque divertire senza avere compiti proprio prefissati, però è chiaro che è normale che deve comunque avere degli altri piani Garcia, perché altrimenti poi il Napoli già nelle ultime partite era diventato abbastanza prevedibile, quindi è normale che quest'anno deve cambiare un po' alcune cose tattiche, deve dare delle alternative, ma soprattutto Garcia deve lavorare anche molto su trovare la posizione a Raspadori, perché secondo me De Laurentiis gli avrà chiesto pure di dare più spazio a Raspadori, che è stato un investimento per la società importante. Quindi mi auguro che comunque Raspadori, che per me è un talento, è uno dei pochi talenti italiani che abbiamo, speriamo che abbia un po' più di spazio.
Emanuele, a proposito di dirigenti, tu sei un dirigente di calcio, l'altro giorno si è presentato alla stampa Mauro Meluso, il nuovo direttore sportivo del Napoli, però insomma il Napoli ha creato un pool, ci sono Michele e Mantovani dello scout, c'è De Laurentiis che insomma è uno che è sempre molto protagonista, attivo del mercato, c'è Chiavelli, l'uomo dei conti, insomma tutti insieme appassionatamente si sono anche incontrati in un vertice ieri mattina per programmare il futuro. Cosa pensi della figura di Mauro Meluso, ex calciatore peraltro di Lazio e Cremonese in passato, si occuperà più della gestione del raccordo tra squadra e quindi calciatori e club, oppure entrerà anche diciamo così nelle operazioni di mercato secondo te? Ma guarda, ho preso il patentino da direttore sportivo, anche se diciamo la figura ormai del direttore sportivo non è più come quella di una volta, ormai diciamo che conta più il lavoro dello scouting che del direttore sportivo. Io penso che Meluso è un direttore sportivo d'esperienza, non è uno di quei nomi altisolanti come magari potevano pensare i tifosi. Ma se ben vi ricordate, Giuntoli veniva anche dal Carpi, che aveva fatto pure lui la gavetta, e comunque si è rivelato importante, perché poi alla fine, come ben saprai, poi alla fine è De Laurentiis che c'ha l'ultima parola di tutto. Quindi comunque penso che Meluso è più un club manager, diciamo, un club manager che faccia da collante, spogliatoio, allenatore, società. E questa è la sua figura, con anche lui che farà sulle trattative iniziali, anche se poi alla fine diciamo è lo scouting che guarda 8 milioni di campionati per scegliere magari il Quarastela o il team di turno. E mi auguro che quest'anno facciano comunque trovano dei giocatori funzionali come hanno fatto l'anno scorso con Kim e con Quarastela, per poi rivenderli e fare delle plusvalenze importanti. Però penso che comunque bisogna far lavorare la società, Meluso, tutto lo scouting. Io ho piena fiducia sul Napoli, dopo comunque l'anno scorso il Napoli ha stravinto in campo e fuori dal campo, e penso che comunque ormai De Laurentiis sia abbastanza competente per sostituire un giocatore come Kim, perché è la cosa più importante, sostituire un giocatore che hai perso comunque è fondamentale. Quindi mi auguro che trovano il difensore perfetto anche per Garcia, che lui gioca spesso anche con la difesa alta, e ci vuole un difensore veloce, forte fisicamente, che sappia anche impostare. Anche Emanuele Calaiò ha fatto capire, ha fatto intendere quanto sia importante la figura di un direttore sportivo che faccia bene per bene da raccordo tra calciatori e club e che gestisca anche i singoli profili. È un ruolo importante, forse trascurato anche dalla gente che non ci pensa che l'importante per un direttore sia fare il mercato, acquistare grandi calciatori. No, per il successo di una squadra la gestione dei singoli e il raccordo club calciatori è molto ma molto importante. Grazie a Emanuele Calaiò anche per averci detto questo. Buon pomeriggio Emanuele. Ciao, a presto. Grazie Emanuele Calaiò. Per il momento ci fermiamo da Di Maro, tra poco altri ospiti, pubblicità, tra poco. Da Di Maro Folgari, da quinto giorno di ritiro degli azzurri di Garcia, quarto giorno di allenamenti, c'è stata una seduta questa mattina, nel pomeriggio ce ne sarà un'altra. Dicevamo dell'arrivo dei big, bene, è in arrivo primo tra tutti gli altri nella giornata di oggi Osimhen, con il procuratore Calenda che ha risposto attraverso un post a ciò che aveva scritto il Mattino di Napoli e Pino Taormina riguardo il rinnovo del contratto, e adesso verrà ad incontrare presumibilmente De Laurentiis nelle prossime ore, accompagnando Osimhen proprio a Di Maro. Quindi Osimhen e il suo manager Calenda sono attese praticamente a breve qui nel ritiro del Napoli. Guido Trombetti, buon pomeriggio professore. Buon pomeriggio a voi. Contento che Osimhen si aggrega alla squadra, sì, con Calenda. Questo sì, significa vabbè, che... guardate, io penso che questa vicenda di Osimhen, che è oggettivamente complicatissima, noi ci dobbiamo augurare una sola cosa, che si risolva molto velocemente. Perché? Che resta o parte dei rischi, che resta o come partito parte Kim, la squadra
non viene stravolta. Se invece va via, se invece va via Osimhen, è tutta un'altra musica. Scusi, professore, dici. Dicevo, lei che è sempre molto attento anche alle le parole, insomma, io credo che la risposta di Calenda al quotidiano Il Mattino sia una risposta attraverso un tweet, quindi un post che mi sembra non interpretabile, molto chiara. E cioè, Calenda ha detto: noi vogliamo rinnovare il contratto con il Napoli, abbiamo intenzione di valutare la possibilità di rinnovare il contratto e non ci guardiamo intorno sul mercato. Sono due punti, credo, molto chiari, che non hanno bisogno di un'interpretazione particolare. Ora però le chiedo, visto che Calenda sa bene il Napoli dove può arrivare con un eventuale rinnovo di contratto a Osimhen, no, dal punto di vista economico, non potrà dare a Osimhen 10 milioni di euro perché non li ha mai dati, potrà arrivare massimo a 7. Scrivendo una cosa del genere, il manager di Osimhen ha già dato per scontato che potrebbe accettare l'offerta di De Laurentiis. Ma secondo me voi state facendo un errore, però posso ovviamente sbagliare anch'io. Il problema vero non è l'ingaggio di Osimhen, ma è l'ammontare della clausola. Perché il milione in meno o il milione in più ad Osimhen si risolve. Il contenzioso, io credo, si avrà sull'ammontare della clausola. Perché il presidente giustamente vorrà mettere una clausola alta per non perdere Osimhen a 4.000 e il procuratore di Osimhen vorrà una clausola bassa perché così l'anno prossimo può trovare il modo di farlo andare via. Quindi il punto centrale, statemi bene a sentire, non sarà l'ammontare dell'ingaggio, quello è un falso problema. Il punto centrale è la clausola. E secondo lei, che è un matematico, professore, una clausola diciamo così adeguata, ecco, al momento, al calciatore, alle esigenze di entrambe le parti, quale potrebbe essere? Fare il numero da matematico, Questo è difficile da dire, ma secondo me non sotto i 130 milioni, perché se io sento... Non più di 130 milioni. Se Kane vale 120 milioni e tiene 29 anni, come si fa a dire che Osimhen vale meno 120, 130 milioni? Certo, non i 200 che ha detto il presidente scherzosamente, ma la clausola non può essere bassissima, altrimenti il Napoli l'anno prossimo lo perde a 4.000. Non può essere una clausola sotto i 120-130 milioni, ma tutta lì sarà la partita, tutta lì, perché un po' guardatevi bene in giro, ma queste offerte per Osimhen dove stanno? Chi è che si è presentato da De Laurentiis a dire ti voglio dare 130 milioni, 140 milioni? Ancora nessuno, dice lei. Nessuno. Neanche il Paris Saint Germain, ma neanche il Newcastle, neanche il City, nessuno, il Real, nessuno. Quindi è una partita complicata. La verità è che il procuratore di Osimhen si è reso conto che quest'anno lui non riesce a far partire il giocatore con un soddisfacendo il presidente e andando così a prendere un forte ingaggio, e quindi tira in qualche maniera un gioco pericoloso. Se poi non si trova d'accordo, certo non si può rischiare di Osimhen vada via a parametro zero, e quindi bisognerà vedere quest'anno. Guardate, la partita è complicata e raffinata, non è una partita facile da giocare. Io mi auguro che la si chiuda in tempo, perché ripeto, Osimhen dentro o fuori rivoluziona l'assetto di gioco della squadra. Meglio Zenish dentro o fuori, Kim dentro o fuori, Lozano dentro fuori non cambia una virgola, che il sostituto sul mercato lo trovi senza stravolgere il gioco. Ma se va via Osimhen è un altro Napoli.
prima di salutarla, noi ci troviamo in questo momento nella piazza di Di Maro. Protagonista dopo 5 giorni di ritiro, certamente il presidente De Laurentiis, acclamato da tutti allo stadio, si è presentato più volte anche qui al teatro, ha presentato il nuovo DS Mauro Meluso, insomma è un protagonista ed è acclamato dalla gente, dai tanti tifosi che sono presenti in Trentino. Io ricordo che esattamente un anno fa in questa piazza alla presentazione della squadra arrivarono i fischi. Come cambia il mondo, eh? Figlio mio bello. Manda lei tutto scusa, io devo dire la verità, mi sembra una giusta soddisfazione per un uomo che alla fine ha dimostrato di essere veramente capace, e quindi dopo tante amarezze, tante contestazioni ingiuste, io sono stato sempre schierato col presidente, a costo di essere accusato di servilismo o che sia, adesso trovo, guardo con soddisfazione che finalmente lui ha un momento di grande consenso popolare. Il consenso popolare, purtroppo, Gianluca, è quanto di più evanescente esiste, se lo insegnano millenni di storia. Quindi lui sarà molto molto attento nel giocare la partita di quest'anno. Professore, però ieri diceva Ciccio Graziani proprio qui nella trasmissione Fuori Gioco, è fondamentale riuscire a conservare, a mantenersi a certi livelli dopo aver vinto qualcosa di importante, quindi il Napoli deve affrontare questa sfida, mantenere livelli di qualità e di prestigio anche dal punto di vista delle vittorie. Certo, ma Ciccio Graziani ha detto una cosa ovvia, con tutto il rispetto per Ciccio Graziani. Ma il difficile dice proprio quello. Cioè, creare la stabilità dei risultati è la partita più difficile che c'è. Questo lo sappiamo tutti, lo sa il presidente, lo sanno i calciatori. Paradossalmente è più difficile che non vincere un campionato, mantenere un livello stabile. Dobbiamo dire che Napoli questi anni ha mantenuto un livello stabile, perché sono anni ed anni ed anni, credo che dopo la Juve la squadra che ha conquistato più qualificazioni alle competizioni europee, quindi è abituato il Napoli a fare questo lavoro. Auguriamoci, va tutto bene, ma ripeto, auguriamoci che tutto si risolva velocemente, perché Garcia deve lavorare sapendo con chi può lavorare. Professore, grazie per essere stato con noi, la saluto da Di Maro, non so se lei è atteso da queste parti. Vacanza. No, che buona vacanza, proprio le buone vacanze, io non lo so, va bene. Ma non lei da queste parti? Ma non è una cattiva parola buona vacanza. No, non è una cattiva parola vacanza, per carità, io apprezzo molto, però verrà il momento in cui la farò appena andrò via da qui. Va bene, ciao. Se viene qui ospite mio, grazie professore. Buon pomeriggio a Guido Trombetti, siamo in chiusura, ma tra poco un'altra ora di grande calcio con Emanuela Castelli dalle 13 alle 14 con Marte Sport Live. Grazie a Mario Palligiano in regia, grazie a Emanuela Castelli in redazione, da Gianluca Gifuni è tutto, da Di Maro ci sentiamo stasera con i collegamenti di fine serata dopo il secondo allenamento della giornata, e poi dalle 21:10 ovviamente sul 183 del digitale del resto di Radio Marte, Fuori Gioco come ogni sera qui in diretta da Di Maro. Buon pomeriggio dal Trentino, a più tardi.